Ciao Sabrina. Scusate, stavo facendo allenamento e mi sono accorta dell'ora. Assolutamente scusata, visto che ti stavi allenando, cioè dire. Ciao a tutte, ciao ragazze. Ciao. Ciao, scusate ancora nel ritardo. Ciao. Bello, sei a casa a Roma o Sono a sei? Roma, ho preso una casetta qua con un po' un parco al tempo quando non si poteva ancora uscire, eccetera, quindi così potevo allenarmi, potevo fare un po' di cose, facevo anche il cagnolino. È un bellissimo gesto questo dal mio punto di vista, dal punto di vista un po' delle ragazze. È quello di, il nostro obiettivo è quello di tenerle attaccate ancora alla sfera, dando una possibilità di incontro e confronto con personaggi di spicco e di rilievo. E andiamo un po' a prendere le giocatrici di un certo peso, spessore e qualità. Mi ha risposto e mi ha detto: guarda, per me è un casino perché programmare così a lungo termine per me è un problema serio perché io aiuto i genitori. Credo che per delle giovani ragazze come sono all'interno di questa stanza, sapere che ci siano delle persone che stanno dietro anche quella famiglia, credo che sia un messaggio importante, perché dà dei valori e dà delle priorità. Sicuramente sì, i miei genitori hanno un'azienda florovivaistica, quindi vendono funghi, li producono e poi li vendono direttamente. Cos'è successo? Che con questa quarantena, come sapete un po' tutti, questo lavoro hanno dovuto smettere. Abbiamo pensato io e mio fratello di aprire un sito e di andare a portare questi fiori direttamente a casa, anche perché portare dei fiori era come portare gioia per queste persone che stavano passando come noi un momento difficile e insomma regalargli dei fiori era un po' come regalare la gioia di una vittoria per un pubblico che Eh sì, guardava una eh partita, quindi è stato bello anche sotto quell'aspetto. Poi sicuramente avere la possibilità di poter aiutare i miei genitori in un livello così, in un momento così difficile è stata insomma la cosa più bella in assoluto. Bello poi secondo me che l'hai fatto assieme a tuo fratello, no? Cioè, una ragazza, un atleta, 31 anni. Vuol dire che ha sposato lo sport, no? Quindi, come dire, è un impegno. Per te che cos'è? Cosa rappresenta? Sicuramente in questo momento lo sport è stato il mio insegnamento di vita, è il mio insegnamento di vita proprio, ma anche nel mio giorno, da quando mi sveglio fino a quando vado a dormire, perché è quello che mi ha insegnato la perseveranza, mi ha insegnato a non mollare, mi ha insegnato al rispetto delle altre persone, mi ha insegnato la cooperazione, mi ha insegnato miliardi di cose. È il mio coach. È il mio allenatore di vita, questo per me. È un gioco e ci si può divertire. Il momento più bello per me sono questi allenamenti che vado a fare d'estate perché imparo proprio cose nuove, vedo proprio dei miglioramenti miei, cioè sto lavorando per me stessa. Se durante la tua carriera hai mai avuto dei dubbi sul continuare a giocare? E se magari qualcuno ti ha consigliato magari di smettere, di lasciarlo un po' stare, o al contrario ti ha incoraggiato a continuare? Onestamente, quando avevo 19 anni, ho proprio smesso di giocare a 19 anni. Eh no. Piaceva che le persone mi dicevano quello che dovevo fare, ok? Quindi anche ho deciso di tornare. Fondamentalmente mi hanno fatto credere, perché comunque di cuore sono una persona buona, quindi mi dicevano sì, ma senza di te non possiamo allenarci, venite a allenare, almeno ci aiuti solo nell'allenamento, non devi giocare, tranquilla. Siccome a me non dispiaceva fare l'allenamento, dicevo vabbè, vengo a fare l'allenamento, però non voglio giocare. E quindi facendo così poi mi hanno reintrodotto e li ringrazio nel mondo del basket, però Chiedere, negli ultimi 10 anni abbiamo vinto tantissimo a livello anche di basket a livello giovanile. Bene, alla fine non siamo riusciti come movimento a portarlo a livello senior. Secondo te per quale motivo? allora, partiamo dal presupposto che comunque di fisicità in Italia ce n'è pochissima.
perché come sappiamo nel basket che oggi si gioca è importante comunque il fisico. L'Italia manca di fisicità e quindi a livello giovanile riusciamo a competere perché abbiamo tecnica, abbiamo talento, abbiamo tante cose, tipo l'allenatore, abbiamo tutto. Arrivati a un certo punto c'è chi cresce, c'è chi rimane piccolo, no? In maniera messa proprio semplice. Lei dice, se avessi avuto io tutti questi strumenti per copiare, guardare, fare, e quindi dove si sta ricollegando? Al lavoro. E che il lavoro è quello che ti premia e ti paga. Io invito anche ragazzi, cosa che io non ho potuto fare perché spesso la nazionale mi portava via praticamente tutta l'estate, però per chi può, di andare sui campetti, il campetto è dove poi fondamentalmente impari le cose migliori perché giochi con la gente, anche con i maschi. Chiederti se hai tipo un rito prima della partita. Si allaccia le scarpe, fai la domanda successiva. No, beh, oddio, se mi chiedi il rito scaramantico, no, non ne ho. Però se porti fiori anche a Milano, io te li ordino. Da guarda. È importante, anche magari in una scelta futura di una squadra, se mai vorreste continuare la vostra carriera, è importante, soprattutto a livello giovanile, e comunque nei primi anni, cercare una squadra non nella città migliore o con l'amica più simpatica, eccetera, ma no, una squadra che lavora sulle tue capacità, su quello che tu sai fare e come tu vorresti migliorarti, capito? E come i tuoi valori verranno usati nel miglior modo possibile, tranquillamente, senza nessun problema, scrivetemi e io vi risponderò. Grazie. Vabbè, okay.